Partiamo invece subito con aspetti estremamente concreti, come sa fare sempre il CAF della CGIL, nello specifico CSC, perché parleremo dei servizi offerti, in particolar modo di un servizio molto molto interessante, molto attuale, molto importante e anche tutto sommato molto recente. Allora davvero do il benvenuto e ringrazio la mia ospite Elisabetta Valenti, responsabile servizio amministratore di sostegno e CSC, appunto CGIL. Grazie davvero per essere Grazie qui. Grazie a voi per l'invito, buona giornata. Allora, avevamo già parlato, se non sbaglio, proprio di questa figura, di questo istituto, diciamo, che tutto sommato, dicevo, insomma, essere anche abbastanza recente. Ma facciamo una cosa, siccome tu sei sempre estremamente chiaro, io approfitto di questa tua chiarezza e proviamo a spiegare nuovamente, proprio in due parole, però è importante secondo me, l'istituto dell'amministratore di sostegno, che ovviamente è una figura differente, quindi diversa, per esempio, dal tutore, dal curatore, di cui spesso invece si sente parlare. Allora, l'amministratore di sostegno sicuramente è una figura, come dicevi tu, molto recente, è stata istituita con una legge, la numero 6 del 2004, e in qualche modo vuole ridurre quella che è l'impostazione dal punto di vista giuridico di colui che amministra una persona che ha bisogno e necessita di una figura tutelante. Se guardiamo l'interdizione e l'inabilitazione, sono figure molto più antiche, previste dal codice civile, che in qualche modo limitavano per intero, in toto, parte della vita delle persone, perché quanto riguarda l'interdizione era una totale incapacità di gestire gli affari ordinari e straordinari, mentre per quanto riguarda l'inabilitazione poteva essere una figura ad esempio soltanto di tutela patrimoniale sugli aspetti economici. In ambedue le figure serviva per istituirla un libero professionista, quindi l'avvocato, mentre ad esempio per l'amministratore di sostegno non è assolutamente necessaria la figura dell'avvocato, ma è possibile istituirla addirittura, ricorrere addirittura in modo proprio, quindi anche una persona fiducia, fisica, quindi, che possa iniziare la pratica di amministratore di sostegno. È una figura che in qualche modo si differenzia dalle altre perché invece vuole rendere autonoma, capace, promuovere quella piccola autonomia che rimane alle persone per gestire alcuni aspetti, quindi non è totalizzante, non elimina per intero la propria capacità di agire e di pensare, ma in qualche modo viene aiutato. Un sostegno proprio. Bravissima, viene aiutato dall'amministratore di sostegno o in forma provvisoria o definitiva, ma forse anche limitante solo per alcuni aspetti, non totalizzante. Certo. Ecco, ma chi si rivolge, chi può avere, insomma, chi serve, diciamo, questa figura? L'amministratore di sostegno serve a quelle persone che per motivi diversi, che possono essere anzianità, disabilità, dipendenze, non riescono più a gestire aspetti non solo quelli straordinari, ma anche quelli ordinari della vita. Ed è per questo che nasce questa figura di sostegno, che può affiancare, come dicevo prima, o sostituire la persona stessa. Certo. Nel nostro, come dire, nella nostra conoscenza rispetto ai casi che ci sono capitati nel breve periodo, perché è un anno e mezzo che questo servizio è stato istituito in CGIL, e abbiamo prevalentemente anziani con Alzheimer, demenze, oppure giovani che sono diventati maggiorenni ma che non hanno una capacità piena di agire da soli, quindi genitori attivano la procedura di amministratore di sostegno. Certo. O dipendenza da alcol o droghe, che in qualche modo, ripeto, non hanno completamente, non sono interdetti completamente, ma hanno un minimo di capacità, e quindi in questo caso l'amministratore di sostegno può aiutarli nel loro percorso, ad esempio riabilitativo, e quindi aiutarli nel momento in cui non sono in grado di fare tutto in modo proprio. Certo. Ecco, per esempio, in quali atti li possono aiutare? Ah, beh, l'amministratore di sostegno, ad esempio, per quanto riguarda tutto quello che ha a che fare con l'aspetto sanitario, se ci vogliono delle autorizzazioni, se è necessario prevedere esami specifici e non lo puoi fare, non puoi firmare da solo, l'amministratore di sostegno, proprio perché viene nominato dal giudice, può sostituirsi alla persona, può incassare la pensione, può gestire i conti correnti della persona stessa. Cioè fa tutti quegli atti che si definiscono di ordinaria amministrazione. Certo. Perché bisogna capire bene che l'amministratore di sostegno non può gestire atti di straordinaria amministrazione, perché dovendo rispondere al giudice questi accordi vanno presi direttamente con il giudice, perché deve essere tutelata la persona, certo, non sostituita, e quindi questa tutela permette all'amministratore di sostegno, con l'autorizzazione del giudice, di fare cose che
vanno oltre l'ordinaria amministrazione. Ecco, poi vedremo anche un attimo chi può essere nominato amministratore di sostegno, però parlando proprio di numeri, no? Siccome abbiamo detto che in tutto sommato è abbastanza recente, quante pratiche, se è possibile, certo, più o meno quantificarle certo. dall'anno scorso, nel giro di un anno e mezzo più o meno, avete allora, considera che l'anno scorso è partito questo servizio a metà gennaio, e dopo una preparazione abbastanza impegnativa l'anno precedente di studio e di preparazione anche dei miei colleghi con i quali io collaboro su questo servizio. E abbiamo portato a termine 39 pratiche e visto 150 persone che sono venute a chiedere una consulenza specifica sull'amministratore di sostegno. E se guardiamo del 2019 al 30 di aprile abbiamo già in carica 26 pratiche di amministratore di sostegno. Cioè dall'inizio dell'anno? Sì, dall'inizio dell'anno. Ad oggi al 30 aprile il numero esatto erano 26 o 27 certo. pratiche di amministratore di sostegno e circa una cinquantina di consulenze già portate a termine, che poi normalmente queste consulenze diventano sempre nuove pratiche, perché Modena considera che è una provincia molto tutelante e quindi è una delle province che ha il maggior numero di amministratori di sostegno, perché la richiesta proviene dai servizi sociali, dai servizi sanitari, dalle strutture presso le quali le persone sono ricoverate, quindi è una modalità qui a Modena molto diffusa ed certo. è anche molto, come dire, attuale rispetto appunto alla gestione degli affari patrimoniali, sanitari, sociali delle persone che si trovano in qualche difficoltà certo. momentanea o permanente. Ecco, perché può essere effettivamente anche momentanea, quindi chi lo può chiedere l'hai già spiegato molto, molto bene tu. Ma uno magari a casa si starà chiedendo, ma come c'è un familiare, ci penserà il familiare a gestire quella che può essere la problematica del proprio familiare che in quel momento ha difficoltà. Chi può essere amministratore? Sì, 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 i familiari naturalmente sono le persone, come dire, che meglio conoscono e quindi per quanto riguarda il giudice tutelare la nomina dell'amministratore di sostegno predilige sempre. Persone della famiglia. Ecco, quindi può essere assolutamente un familiare. Sì, quindi può ricorrere un familiare, chiarissimo. Ma può anche essere un estraneo, ad esempio essere nominato amministratore di sostegno, perché ci sono ad esempio casi in cui la famiglia non si vuole, uno della famiglia certo. non vuole essere il soggetto principale responsabile certo. del contatto con il tribunale, quindi rispondere a un giudice tutelare, per cui in alcuni casi ricorre la famiglia, cioè presenta il ricorso alla famiglia, ma demanda al giudice la nomina anche di un libero professionista o di un'altra persona che si ritiene essere quella più idonea a svolgere questo ruolo. Nei nostri casi specifici fino adesso ecco. è sempre stata la famiglia, o il figlio per quanto riguarda un genitore anziano, i genitori per quanto riguarda un minore emancipato, comunque maggiorenne, che è diventato maggiorenne, o aspetti che sono il convivente, il coniuge. Difficilmente noi abbiamo casi di persone che richiedono la nomina di un amministratore di sostegno estraneo alla famiglia. Quindi insomma, prevalentemente appunto il familiare. Ecco, ma quali sono un po' le modalità di presentazione, insomma, l'iter, se per caso qualcuno a casa si trovasse certo. adesso in questa situazione o pensasse di poter essere in questa situazione, beh, il mio personale messaggio è sempre venire da voi, che siete proprio un grande riferimento, insomma, lì proprio spiegate molto. Tutto, no, ma è la realtà, insomma, quindi conoscete tutto alla perfezione, quindi uno fa una chiacchierata, fissa l'appuntamento e già lì capisce, secondo me, già tutto. Però ecco, l'iter poi qual è? L'iter è proprio un iter che prevede una procedura di tipo giuridica, quindi si prepara un documento che si chiama ricorso, all'interno del quale vengono dettagliate tutte le situazioni sociali, quindi di integrazione con la famiglia o di integrazione ad esempio in una struttura, e l'aspetto sanitario, quindi se sono stati riconosciuti degli handicap o dei riconoscimenti come l'invalidità alla persona di cui si chiede l'amministratore, e tutto l'aspetto patrimoniale, perché ricordiamoci che l'amministratore di sostegno deve rispondere al giudice e quindi ogni anno poi dovrà certo. presentare una rendicontazione di quello che ha fatto, perché naturalmente l'amministratore di sostegno, che è una persona che deve giurare
c'è una formula ben precisa di giuramento, anche, perché dice, come dire, devi assolvere a questo ruolo secondo delle caratteristiche precise. Certo. Quindi si presenta un ricorso al giudice, il giudice fissa una data all'interno del tribunale stesso, e dopodiché al giorno dell'udienza si devono presentare il ricorrente, cioè colui che ha presentato la domanda, il beneficiario, cioè l'assistito, che nell'eventualità che non possa essere trasportato, il giudice che si rivolge al domicilio del beneficiario. Se invece è possibile, si presentano sia il beneficiario che il ricorrente dal giudice. Questo naturalmente fa le indagini del caso e verifica se quanto scritto è effettivamente poi la realtà delle cose e emette un decreto. Con decreto si intende un documento all'interno del quale viene specificato nel dettaglio tutto quello che l'amministratore può fare in nome e per conto del beneficiario. E tengo a precisare che questo decreto viene poi, cioè la nomina di amministratore di sostegno viene anche demandata agli ufficiali di stato civile del comune, perché deve essere annotato di fianco al nome della persona, perché la persona in qualche modo deve essere tutelata, ma è anche tutelata nei confronti dei terzi, perché se una persona ad esempio contrae un contratto con una persona che non ha la capacità di farlo, questo atto può essere annullato, perché naturalmente è stabilito dalla legge che quali sono le possibilità che ha questo vizio di nullità, perché la tutela prende anche in considerazione quelli che sono i comportamenti del beneficiario, quindi dell'assistito. Nel momento in cui viene definito il decreto, poi colui che viene nominato amministratore di sostegno farà un giuramento e quindi inizierà il suo percorso di assistenza al beneficiario, quindi alla persona che in qualche modo ha questa minore capacità. Devo dire che questo istituto però ha messo praticamente in disuso gli altri istituti precedentemente esistenti, perché immagino. Con questa figura in qualche modo affiancando o sostituendo il beneficiario è possibile assolutamente prendere in considerazione tutti gli aspetti della persona, da quelli sociali, sanitari, patrimoniali, quindi un po' gli altri istituti sono un po' in disuso rispetto a oggi, insomma, a meno che non ci siano delle gravi patologie che però sono quasi, come dire, congenite alla persona, ecco, non sono arrivate nel corso della vita. Perché questo invece può essere anche soltanto che una persona sia stata sempre bene e nell'arco di una fase di anzianità e quindi di superamento di una certa età abbia bisogno di qualcuno che lo accudisca anche dal punto di vista dei suoi averi, dei servizi sanitari o assistenziali. Certo. E ha una durata? Può essere, essere anche a tempo, voglio dire. Può essere a tempo se parliamo di, ad esempio, di situazioni che si sono sviluppate in un periodo ben definito, quindi c'è una malattia in corso, oppure un periodo di, appunto, come dicevo prima, di dipendenza, che in questo caso il giudice può definire i campi di intervento e la tempistica, cioè il tempo in cui la nomina dell'amministratore di sostegno debba avere efficacia, mentre ci sono casi come l'Alzheimer, il Parkinson o comunque delle disabilità permanenti o comunque croniche, che sono il percorso di fine vita delle persone, perché e qui invece diventa una figura definitiva e non a tempo, ecco, non viene rivisto il sistema. Ecco, ma allora già il numero di pratiche dà già l'idea di quanto ci fosse bisogno, quindi forse è un po' retorica la mia domanda, ma la vorrei fare lo stesso però. Però perché avete sentito il bisogno, già in parte me l'avevi anticipato all'inizio, insomma, di attivare questo servizio voi proprio presso la CSC? Ma questo servizio, nasce, diciamo così, dall'incontro di necessità che si sono sviluppate all'interno dei servizi esistenti. La CGIL ha molti servizi a tutela individuale, oltre alla nostra, come dire, mission principale che è quella della tutela collettiva, però insomma nel tempo si sono sviluppati e migliorati notevolmente tutti i servizi a domanda individuale. Tra questi ad esempio abbiamo il nostro patronato, l'area dei diritti dove si rivolge tutte le persone che hanno bisogno di qualsiasi servizio in CGIL, ci sono le successioni, le colfe badanti, tutti i servizi all'interno dei quali spesso si chiedeva come mai non ci fosse all'interno della CGIL, quindi della CSC, questo servizio, perché, ripeto, spesso sono gli ospedali che inviano le persone per la domanda o le strutture, o qualcuno a casa che ha solo la badante ma che necessita invece di un ulteriore efficacia di intervento.
per cui la CGIL ha sentito, come dire, ha risposto a delle domande e a una necessità che veniva in qualche modo sempre suggerita all'interno dei nostri servizi. E quindi ci siamo attrezzati, studiando, preparandoci. Ecco, infatti, e molto bene, tra l'altro, perché insomma, sono servizi, tu capisci che insomma è un servizio di alto livello, cioè certo, non si può lasciare nulla al caso, i rapporti con il tribunale diventano continuativi, abbiamo buonissimi rapporti con i volontari, che c'è un servizio presso il tribunale di volontariato di questo servizio, nel senso che ti aiutano nel percorso, se uno non si vuole rivolgere a un'associazione, a una struttura organizzata, qualora sia in grado di farlo, naturalmente c'è persino un ufficio di volontari presso il tribunale che aiuta e assiste le persone anche in questo percorso, e devo dire che sono molto bravi, quindi ci tengo a dirlo perché è giusto, insomma la CGIL ha una struttura notevole e io dico sempre che noi siamo anche così bravi perché abbiamo gli strumenti e le strutture per diventarlo, non è che nasciamo tutti bravi, però dentro la nostra organizzazione ci sono strumenti formativi che ci permettono di arrivare anche a questa competenza. Certo. E in più abbiamo le leghe dei pensionati che, come tu sai, sono diffusi dappertutto sul territorio, che diventano un metro anche di promozione dei nostri servizi, e quindi questo sicuramente ci ha aiutato anche a diventare un punto di riferimento. È un servizio molto competente e oltre ad avere competenze, come dire, tecniche, forse da noi si trova anche una caratteristica che è la sensibilità, il modo di accogliere le persone, che non è soltanto un'accoglienza in quel momento, ma diventa un'accoglienza a grande raggio, perché da noi, se vengono da noi e hanno bisogno di altro, li possiamo in qualche modo istruire o invitare a utilizzare i servizi esistenti dentro, ecco, la CGIL. Perché poi ce ne sono tanti altri, ovviamente, che certo, hai già appunto ricordato, quindi uno magari entra per chiedere informazioni su questo servizio, poi magari si accorge che magari ha è una, la tutela individuale che riteniamo sia necessaria è una tutela individuale a tutto campo, nel senso che è necessario quando si entra in CGIL tutte le persone che fanno come me come dire, una mansione di servizio, essere veramente preparati un po' su tutto e almeno certo, dare indicazioni che se nel dialogo, nel colloquio che si sta facendo, si può capire o interpretare un'altra necessità, la si può demandare al servizio corretto, insomma. Certo. Quindi insomma svolgete questo servizio, tornando proprio all'amministratore di sostegno, in un modo, mi viene da dire, insomma, con una grande equip dietro, insomma, con grande attenzione, mi sembra che sia anche grande poi umanità per cogliere, certo, l'esigenza della persona. Ecco, i numeri fanno già capire appunto che c'era un po' bisogno, no? Mi sì, viene da dire, insomma, era un'esigenza sentita e importante. E i tempi per ottenere invece appunto questo famoso decreto? Insomma, ecco, diciamo che in tutto questo iter l'aspetto, come dire, un po' più conflittuale potrebbe essere quello della tempistica. I tempi, noi cerchiamo di attivare la procedura nel minor tempo possibile, perché l'organizzazione, la raccolta di tutta la documentazione, la preparazione dei documenti, certo, viene fatta dalle mie colleghe e anche a Modena, e considera che noi siamo presenti a Sassuolo, a Castelfranco, a Mirandola, Vignola, Pavullo, sì, non fate solo questo, insomma, e non seguite solo questo servizio, no, lo dico perché insomma, e quindi, stiamo parlando di questo servizio, ma è dentro un mare. Il mio servizio, ad esempio, fa sia questo che le fate, successioni, ecco, quindi. Le mie colleghe che seguono questo servizio fanno sia le successioni che l'amministratore di sostegno, mentre a Modena viene proprio preparata la pratica, e nella preparazione della pratica, una volta preparata la pratica, diciamo così, che per avere fissata l'udienza siamo intorno ai 25-30 giorni. Beh, buonissimo. E poi da lì c'è tutto un percorso che è quello dell'interno, al pubblico specificamente, certo, che è quello del tribunale, però per fissare l'udienza più o meno i tempi sono questi. Insomma, sono molto buoni, come tutti gli uffici pubblici, non ci sono problemi rispetto, certo, all'ordinarietà del servizio, ecco, perché certo, poi diciamo che il tribunale, dopo quello, insomma, c'entra, esatto, noi non c'entriamo più. Non c'entrate più voi, infatti stavo dicendo, insomma, lì rientriamo in un altro campo. Che, però insomma, noi ci occupiamo di tutto, proprio di tutto, quindi l'unica cosa che i nostri utenti, rivolgendosi a noi, devono fare è presentarsi all'udienza il giorno fissato dell'udienza, e per quanto riguarda la nomina dell'amministratore,
presentarsi per il giuramento. Per il resto, diciamo che gli incartamenti li gestiamo direttamente noi. Che è la parte, secondo me, quella che veramente, insomma, diciamo, passami il termine, sì, scoccia sempre un po' di più ed è molto brigosa. È anche difficoltosa, di perché, ecco, come appunto, dire, è brigosa, capite perché, bene che attivarsi dentro il tribunale non è proprio la cosa più semplice. Anche proprio a livello logistico, muoversi, eccetera. Grazie, grazie davvero come sempre. Elisabetta è estremamente precisa, chiara e poi aggiungo sempre anche molto sorridente. Questo a me piace molto, insomma, scusami, ma grazie, devo dire. Molto gentile, anche perché parlare di questi servizi, se non lo si fa anche con una certa, come dire, dolcezza nei modi, diventa difficile, certo, perché la gente che si rivolge da noi spesso ha proprio bisogno di trovarsi con persone che dall'altra parte siano accoglienti. E voi lo siete. Grazie. Grazie.